Pasquetta di campionato, trasferta di Carpi lunedì ore 21, emergenza in difesa soprattutto a centrocampo, uomini contati, fuori Bruno per squalifica, Canute causa infortunio, soltanto tre elementi a disposizione di Pillon, Brugman, Lex, Memushai e Crecco, altresì indisponibili Del Sole, Gravion e lo squalificato Scognamiglio, più no che sì Monachello, speranze per Campagnaro tornato in gruppo. Pillon deve decidere se schierarlo o meno, altrimenti ipotesi più plausibile, esordio assoluto di Davide Bettella, classe 2000, capitano della nazionale Under 19, finora 0 minuti in campionato. Scuola Inter, cartellino dell'Atalanta in prestito al Delfino sino al 30 giugno 2020. Farà coppia con Perrotta. Esterni bassi Ciofani, tra i migliori col Perugia e Del Grosso. In tal caso Balzano partirebbe ancora dalla panchina. Già detto del centrocampo, scelte obbligate. Davanti Marras e Sottil a supporto di Mancuso. Carpi condannato a vincere per sperare nei play-out. Ultimo in classifica col Padova, l'11 di Castoria ha subito 18 sconfitte e incassato, pensate, 59 gol recuperati Arrighini, Poli, Sissé, Concas, Mustacchio e almeno per la panchina Rizzo. Campionato finito invece per Colombi, Jelenic e Di Noia. Tre precedenti al Cabassi, una sconfitta 3 maggio 2014 sulla panchina degli emiliani Pillon, capitano Pesoli a centrocampo Memushai. 2-0 il verdetto finale nelle immagini gol di Di Gaudio e Sgrigna su calcio di rigore. Negli ultimi due confronti altrettante vittoria del Pescara, 14 marzo 2015. 2-1 sblocca Sansovini ispirato da Zampano, raddoppio di Bjarnason nel finale a Corcia Sabbione. Lo scorso campionato invece, 30 settembre 2017, il blitz firmato da Cristian Capone, diresse Minelli di Varese, lo stesso che arbitrerà lunedì sera.